Renato, io sono Piergiorgio Tromeschi, lavoro attualmente in Cattolica, finché non se ne accorgono e mi mandano via, ma per adesso non se ne sono ancora accorti. Mi pagano ancora regolarmente. Mi chiedo a voi di non dire niente a nessuno, perché tengo 4 figli, moglie a carico e amore della mia vita che mia moglie non deve conoscere. Oggi mi hanno chiesto di fare un intervento. L'intervento mio parte pochi minuti generici, qui vi chiedo pazienza perché ci tengo, e poi mi piacerebbe parlare con voi su quali sono le vostre esigenze, quelle che sentite e quali che possono essere le soluzioni. L'intervento generico è molto semplice, tutti guardiamo la televisione, tutti leggiamo i giornali, tutti andiamo su internet, perché so che andate anche su internet con i tablet e tutto, e si sente parlare spesso del PIL. Il PIL che scende, il PIL che non va, la produzione che non va, l'economia che non va, e il PIL da mettere in sicurezza. Si chiama un approccio dall'alto al basso, top down. Cioè dall'alto ci raccontano cosa succede. Io purtroppo, per fortuna, vivo in basso. Per me il PIL non esiste. Il PIL non è che una somma di quello che faccio io, che fa il mio vicino in casa, che avete fatto voi, che fanno i vostri figli, che fanno i vostri nipoti. Il PIL non è altro che il lavoro delle famiglie, il lavoro di tutti noi italiani che insieme ci diamo da fare. Perché ci diamo da fare? Per avere una bella casa, o almeno una casa, per avere dei figli a cui garantire l'istruzione, a cui garantire l'inserimento nella società. Noi lavoriamo per risparmiare. Risparmiare, ma non così, risparmiare per la casa, per i figli, per l'istruzione, per non si sa mai un domani, per un infortunio, per togliersi una soddisfazione, per migliorare la nostra vita e quella della nostra famiglia. Mi soffermo sul concetto solo di famiglia, perché io non lavoro per me, chiedo perdono, io lavoro per la mia famiglia, perché è un qualcosa di più bello, più lungo. Cioè, io ho una vita che avrà termine, la mia famiglia no. Finché io non ho fatto qualcosa per mettere in sicurezza, per cui qualsiasi cosa succeda a me, la mia famiglia andrà avanti e crescerà sempre di più. Su questo ci tengo per un semplice motivo, perché da qua poi nascono tutte le esigenze. Perché se io devo lavorare e basta per mangiare, per divertirmi, cosa mi interessa a me mettermi in sicurezza? Perché devo risparmiare? Mangio, bevo, mi diverto. Indulgo in tanti vizi, sono molto indulgente comunque come persona, riesco ad indulgere, però indulgo in tante cose e non ho niente per il domani. Nel momento in cui noi siamo tutti figli, di sicuro, se no non saremmo qua. Molti di noi sono stati genitori, qualcuno di voi sarà nonno, io spero di no perché sarei a mia insaputa, il più grande ufficiale a 20 anni. Quelle ufficiose non ne voglio parlare, la seconda ne ha 18, il terzo ne ha 16, la quarta ne ha 12 anni, no, che la conosco di quando stavo nascendo. Esatto, e io siamo stati tutti o figli o genitori o nonni e pensiamo sempre al futuro dei nostri cari, pensiamo anche al nostro futuro. Parafrasando, prendendo una frase famosa, bisogna vivere pensando di vivere per sempre, ma agendo questo dovessimo morire domani. Cosa significa? Che nella mia programmazione sono immortale. Negli atti tengo conto anche degli imprevisti. Quali sono gli imprevisti? Non lo so io. Io qui la presentazione ho una paura, è molto veloce. Infatti quando chiacchiero anticipo sempre le slide, quindi abbiate pazienza che dopo dovete cercare dove sono. Il PIL è questa robaccia qua, la famiglia è questa bella cosa qui, e parlo di famiglia generale, la famiglia è un'istituzione, dopo ognuno la vive come vuole, secondo le proprie abitudini, le proprie moralità, ma la famiglia è la base della società. E arrivo al punto, il PIL è formato le famiglie, il lavoro sulle entrate. Qui è il cuore, qui ci stiamo tranquillamente e ne parliamo.
Cosa vuol dire famiglia? Cosa vuol dire lavorare? Lavorare vuol dire cercare di produrre valore, e quindi nel lavoro c'è anche la casalinga, perché produce valore. Non è un valore monetario, cioè se io faccio la casalinga non porto in casa 1000 euro al mese, 1500 euro al mese, ma non ne escono 2000, 1500, 1000 a seconda di quello che faccio. Ecco, la casalinga è una forma di assicurazione per la famiglia. Perché mi assicuro? Non perché guadagno, perché non mi escono soldi. Perché è importante il lavoro a casa? Non perché porta soldi in casa, ma perché non ne escono. La nostra famiglia è come la vasca da bagno. È inutile avere un grande rubinetto se c'è il buco aperto ancora più grande. Tante volte un piccolo rubinetto, ma con il buco tappato, riesce a riempire la vasca. Prima, meglio del grande rubinetto. Quindi il lavoro è, porto in casa dei soldi, migliore, non ne faccio uscire. Ma durante la vita cosa mi succede? Io nasco, giusto? E qui comincio a rompere le scatole. Signora, io appena nato, secondo lei, che esigenze ho? Tante. Cioè? Insomma, bisogna innovare, cambiare in e latte, e tutto quello che mi materia. L'esigenza è subito quella primaria, principale, cibo calore, mandorini, mangiare, stare al caldo, se piove nella culla, pediatra, stare bene, le cose essenziali principali, che sono sia anche per noi, stare al caldo, mangiare, essere curati. Perché se faccio questo, il mio bambino crescerà, diventerà un adulto e andrà avanti. Allora, per fare in modo di avere le risorse, di non aver sprecato per dargli i pallolini, faremo qualcosa più o meno in mezzo. Ma per il bambino ci pensiamo un attimo, e non ci abbiamo mai pensato, che diventerà un adulto e diventerà un padre, diventerà una madre, perché sono molto maschilista, quindi perdonatemi. Diventerà anche un nonno. E il bambino che nasce oggi, secondo voi potrà avere un sistema pensionistico come quello che avete voi? No, ma non è. Esatto. Adesso non faccio pubblicità cattolica, sto parlando in termini assicurativi generali. Dopo io sono bello, sono fotomodello, cattolica è la più bella del mondo. Questo così mi danno ancora i posti di lavoro. Scusi? Mi posso essere già fatta che ha 21 anni ancora. Bravissima. E invece quando nasce un bambino lo si fa di nuovo subito. Perché? Solo quando nasce un bambino lo si fa il libretto, no? Giusto? Si faceva il libretto in banca, alle poste, oppure si spende l'ira di Dio nelle carrozzine, ne volete qualcuna non usata, ma nuova, non usata, perché con la prima figlia mi sono arrivate 4 carrozzine. Il culo, era la prima femmina in 18 generazioni, no, quindi. Sono termini tecnici finanziari, mi fa piacere che lei gli dica, perché così mi trovo più in agio. Però prima figlia femmina, dopo 4-5 generazioni, mio padre era impazzito, i nonni impazziti, perché i nonni perdono la ragione per 4-5 mesi quando lasciano il bambino, poi la riprendono. Dopodiché, carrozzine bellissime, Peggy Perego, allora da 50.000 lire, ha fatto 4 figli per il passeggino lì in Titla. Adesso lo sto usando per portare avanti indietro il vino dalla spiaggia alla casa al mare. Però si spendono tanti soldi per niente. Io non sto mai parlando di soldi nuovi, di ottimizzazione dei soldi che ci sono. Nasce un bambino, apriamogli un piano pensionistico. Un regalo doppio, con la butto lì come gioco. Nasce il nonno, dico 1000 perché semplicità di calcolo, apre il piano pensionistico al bambino, che viene intestato subito al bambino, non può essere intestato nessun altro che al futuro pensionato, tra 70 anni, e ci mette su 1000 euro a nome del papà. Fa 2 regali, 1000 euro al bambino e 230 minimo al papà, con 1000 euro. Perché? Perché la normativa fiscale italiana dice che i versamenti fatti sui piani pensionistici
sono deducibili dal reddito, vuol dire che io riscalo dal mio reddito, quindi le tasse che ci avrei dovuto pagare, se sono un dipendente me le restituiscono a giugno, se non sono un dipendente le pago meno con l'F24. Questo per dire che ci sono delle esigenze che conosciamo, che a volte andiamo a colpire, a coprire con strumenti non adatti. Il bambino deve mangiare, dormire, essere curato, perché così vivrà a lungo. La prima cosa che faccio è che voglio avere un futuro anche quando avrà 70 anni. Come lo facciamo con il librettino? No, non è lo strumento giusto. Va fatto con il piano previdenziale, che sia un fondo pensione, che sia PIL, che sia di qualsiasi compagnia, non mi interessa. Perché sono bello, siamo i più belli del mondo. Però lo dico come battuta, signora, perché sto dicendo una cosa che va al di là dell'appartenenza o meno alla società. Il PIL è fantastico, perché poi la vita non è sempre così prodiga di foglietti di denaro. Io glielo apro oggi perché ho i soldi, domani invece sto facendo altri investimenti, con le mie attività, ok, con il PIL possono versare. Verso quando li ho, quando fa la comunione, la cresima, le mance. Ecco, mia figlia, l'ultima, 12 anni, ha appena fatto la cresima l'anno scorso, perché l'ha fatta in prima media, ha detto: Giulia, cosa vuoi per la tua cresima? E mi ha detto: papà, guarda, bicicletta ce l'ho, telefonino ce l'ho, il tablet ce l'ho, a busta. Aveva 11 anni, però lei ha fatto le sue priorità, bicicletta ce l'ho, telefonino ce l'ho, tablet ce l'ho, busta. Parente l'altra, mentre costa 2.300 euro. Quindi, subito. Quindi appena nasciamo abbiamo delle esigenze, alcune immediate che però andavano curate prima, altre future che un padre, un nonno si preoccupa di coprire. Quindi se io nasco, e se mio papà e mia mamma sono bravi, che mi curano, mi danno a mangiare e mi fanno crescere bene, poi arriva il periodo in cui devo essere educato, no? Quindi questa è la gravità. Per educazione intendo tutto, non intendo la laurea. L'educazione vuol dire le scuole, vuol dire le attività extrascolastiche, quelle in cui voi correte a destra e a sinistra a portare il nipotino a danza, poi a karate, poi a calcio, giusto? Attività culturali, possibilità di comprare qualche libro, possibilità di andare al cinema, viaggio all'estero, possibilità di imparare un mestiere. Che allora va da un meccanico ad imparare, e non crede neanche uno il meccanico, giustamente, e viene mantenuto la famiglia quel periodo lì. E anche lì ci dovevamo pensare prima. Poi io cresco e comincio la prima occupazione. Cominciamo a vedere le esigenze vere della famiglia. Prima occupazione, comincio a lavorare, porto dentro quei soldi, sono giovane. La signora che mi guarda. Secondo lei cosa deve fare un ragazzo di 20 anni che inizia a lavorare? Prendere dei soldi, magari per fare la laurea. Esatto, sto chiedendo perché deve prendere dei soldi? Per aiutare anche la famiglia, insomma, a certezza. L'avete registrata? La mia figlia di 20 anni ha appena iniziato a lavorare, ma non te lo do neanche uno, papà. La signora ha detto che mi deve dare qualcosa. Perché ero più grande di 3, perciò. No, tutto questo per arrivare dove? Il fatto che si inizia a lavorare e la cosa corretta per vivere bene allegramente è cominciare a mettere via qualcosa. Una volta c'erano i barattoli, sono molto più vecchio di quello che sembra, che sono bello. Fidatevi, dopo. I barattoli che quando arrivavano i soldi in casa c'era il barattolo dell'affitto, il barattolo delle spese, il barattolo della dote, perché la figlia potrebbe essere la più bella del mondo, ma a una certa età se non aveva la dote non si sposava, oppure si sposava come era. C'era il barattolo degli studi, il barattolo della semina, io avevo una famiglia ex contadina, il barattolo per l'assicurazione, grandine, c'erano tutti i barattoli. Dopo abbiamo avuto un periodo in cui ci pensava tutto lo Stato,
Poi abbiamo fatto un periodo di confusione in cui ci sono stati i barattoli virtuali finanziari. Mettilo qui, mettilo qua, mettilo là, che non te ne rimane neanche uno. Non è una battutaccia, ma ci vuole. Scusi, è una battutaccia, però purtroppo non fa ridere perché è vera. Le assicurazioni cosa sono? Sono semplicemente dei barattoli. Io devo usare il barattolo giusto, perché quando mi arrivava lo stipendio di mia nonna, io potevo andare a signore che somiglia molto a mia nonna. Chiedo scusa se ogni tanto la fisso. Però lei prendeva i soldi ancora anche quelli di mio padre, perché quando uno è anche 87 anni, contava lei. Tosta, li divideva, ma li divideva giusti. Se per la casa ci volevano, dico, 1000 euro, non ne metteva dentro 500 o 1500. Se per gli studi futuri ci volevano 200 euro, non ne metteva 500 o 100. E se non c'era da seminare il campo, non faceva la polizza sulla grandine, e il barattolo grandine stava vuoto. Le esigenze degli italiani sono ancora quelle. Io c'era uno slide in cui c'era tutto il mondo che cambia, ma il mondo cambia negli aspetti esteriori. Oggi fa sostanza non cambia, signora. E oggi vi parlo col microfono, 70 anni fa avrei parlato così, ma alla fine avrei parlato. Oggi vi comunico con un SMS, un MMS, un WhatsApp, Instagram, dicevo che non sono esperto. Esatto, due cose lì. Una volta avrei comunicato in maniera diversa, ma avrei detto le stesse cose. C'è la sostanza che noi lasciamo, viviamo, amiamo, lavoriamo, vogliamo star bene, vogliamo che i nostri amici, figli, familiari stiano bene. Tutto uno. Vogliamo vivere più a lungo e meglio. Non abbiamo più i barattoli di vetro, ma quando io chiedo, ma la signora che mi piace, perché guarda di quanti sei sperando che non venga lì. Non vuoi domande. Perché risparmia? Perché risparmia? Per la vecchiaia? Chiaro, ma è ancora giovane, poi? O perché ha risparmiato? Ho risparmiato. Per che cosa ha risparmiato? Vecchiaia? Per la casa no? Per la casa ormai. Ha risparmiato per la casa? Figli? Ha risparmiato per i figli? Per gli imprevisti? Per gli imprevisti? Non la voglio torturare. No, scusate, io non vi voglio torturare, ma io sono sempre... Ha dei barattoli. Esatto, fate bene. Come cosa? Perché Corona non aveva i barattoli, li aveva messi sul tetto e non nascondete i soldi nel sottotetto, perché oggi fanno tutti i lavori di coibentazione e ve li trovano. È meglio nel vespaio, perché ormai i pavimenti non ne frega niente a nessuno. Esatto, li spendete, perché siete in una parte un po' più avanti. Però io vi torturo, ma non per il gusto di torturarvi, per un semplice motivo. Che gli studi li fanno i professori. A volte volano così alto che non vedono in terra. Io devo studiare i loro studi e poi mi ritrovo con le persone. E quindi le sfrutto tutte le volte per sapere se è vero quello che hanno detto. Allora, qui le slide sono una cosa che vi lasceranno da guardare, perché lo sono da commentare, sono tutti grafici, l'ho fatto apposta. Perché c'è scritto nei numeri, è lo studio Einaudi relativo al 2015, sulle motivazioni del risparmio in Italia. E guarda caso, le motivazioni del risparmio in Italia, se sono bravo a beccarla in tutto, sì, ma ce ne sono tante, perché, ma sono interessanti da leggere, eccole qua. Si risparmia per il 58% per gli imprevisti. Si mettono via i soldi perché non si sa mai un domani cosa succede, possono servire. Un 2% poco per una nuova attività, sembra poco, ma era zero fino a qualche anno fa. Perché? Perché cambia la dinamica del lavoro, è meglio che mi metta via qualcosina, perché se Cattolica si accorge che mi paga per niente, mi chiede di non dirglielo,
mi devo mettere in proprio perché non mi vuole più nessuno al contratto oggi. Metto via qualcosina anche lì. Però il grosso è... siccome sto entrando nell'età, non mi piace. Per quando sarò più esperto, non per la vecchiaia, perché saranno gli altri. No, noi no. Per quando avremo più tempo per noi, saremo più esperti, per quando potremo dedicarci ad altro, per il 14% del nostro risparmio, per la casa un 8% e per i figli il 17%. Quindi quello che abbiamo detto noi qua così, panorametrico, è la realtà. Noi risparmiamo per questo. Non è che risparmiamo perché io godo quando mi arriva l'estratto conto e mi dice hai 300 euro in più, a lei. Ma non mi frega niente. Cioè, i soldi sono questi. E questi sono 2 euro. Volevo un euro. Questo è un euro. E questo è un euro. Faccio sempre un giochino io. Lei abbia pietà di me. Per me questo non è un euro, perché visto così un euro è come un numero sull'estratto conto. Qui ci sono circa 12 centesimi che si chiamano Veronica, 8 che si chiamano Francesca, 16 che si chiamano Giorgio e 14 che si chiamano Giulia, perché la parte di risparmio del mio euro che destino ai miei figli. Sono diversi, non perché siano diversi i miei figli, ma perché hanno età e esigenze diverse. Giorgio qualche problema me ne assorbe di più, la Francesca oramai lavora per l'università me ne assorbe di meno, in teoria. Qui ci sono scritti che 20 centesimi sono la casa, 20 centesimi sono il mio futuro, 20 centesimi sono degli imprevisti, e il resto è denaro mio. E, sì, non sarebbe denaro mio, signora, visto che non c'è da contestarmi, se non avessi fatto qualcosa, perché noi risparmiamo per questo motivo, quelli che ci avevano imparato gli sbagliati. E se mi si rompe un tubo dell'acqua e mi fa un danno da 10.000 euro, previsti, si può mangiare l'onore all'università di un figlio, questo è imprevisto. Se avessi speso qualche centinaio di euro tutti gli anni, 1, 2, 3, e nel momento in cui mi si rompe il tubo dell'acqua ci penso all'assicurazione. Ho messo via qualche 100 euro in un barattolo che era imprevisti sulla casa, che mi hanno liberato il denaro per fare altro. E quando insisto i barattoli giusti, l'imprevisto capita. Se ho messo il denaro nel barattolo giusto, non ho speso, ho investito. Poi tra l'altro io sono scaramantico, so che le compagnie di assicurazione non vogliono mai pagare, quindi se lei si assicura sulla casa non succede niente in casa. Il giorno in cui smette di assicurarsi, il giorno dopo cade il tetto, si rompono i tubi, si infiamma, succede di tutto. È come l'assicurazione sulla morte, io ho 4 o 5, lo so perché signora, che tutti quelli che sono assicurati non muoiono. Tutti quelli che si assicurano sulle malattie non sono male, perché abbiamo... quello che paga, che è così, non riesce ad arrivare al computer, ha un contratto con qualcuno in auto, per cui l'auto ci ripara. Questa è scaramanzia, ok? Però il senso è questo, io devo mettere sempre i miei soldi nel punto giusto. Perché se io i miei soldi li tengo sul conto, li investo bene in banca o da qualche parte, sì, cresco, sì, ce li ho, non sono miei. Scusate, mi sono rompiscatole, lo so, perché il mio euro non è più mio, non è più di Francesca, Veronica, Giorgio nella mia casa. Questo euro qua è in parte dell'idraulico, in parte del muratore, in parte dell'infermiera. Scusate, abbiamo età diverse, anche se sono vecchio, e abbiamo coperture sanitarie nazionali diverse. Cioè, io spero per voi che sia così. Però le coperture sanitarie per voi non sono gratuite, sono tutte già coperte dal servizio sanitario, perché non mi piace la parola gratuita, pago l'IRPEF, gratuito un tubo, te l'ho pagata prima. Esalato.
però almeno vi arriva la prestazione. Io mi sono frantumato 13 ossa in una mano, più radio un capitello, quando si fa le cose le fanno bene. Ho scoperto una cosa, che alla mia età ho 40 giorni per guarire. Volevo portare al fissatore esterno 70 giorni, il 41esimo giorno era tutto a pagamento. È per quello che dico che di solito sono un'infermiera. Se non avessi avuto un'assicurazione che mi pagava tutto quello che c'era dal 41esimo giorno in poi, non sto parlando di tanti soldi, sto parlando di 200 euro a settimana. Non di 200.000. Però, quattro figli, 800 euro in più per 3 mesi di spese, questo mi viene già la tosse, mi fa tossire. Tutto perché? Perché magari non avevo messo i soldi nel preparatore giusto. Quindi queste esigenze sono tutte esigenze che abbiamo noi di sicurezza. Mi dico assicurata, che mi interessa. No, ma io sono un'assicurata da qua a qua, perché so tutte queste robe. No. Beh, non lo so, annoia. No, non è che mi annoia, stavo dicendo che, come dice lei, praticamente non è, perché è vero che quando si paga l'assicurazione bruciano un po' quei soldi lì a pagarli, però dopo diciamo, insomma, mi è successo tante volte che insomma ho avuto riscontro, ecco, basta, chiuso. No, voglio dire, sono contenta di essere, perché è logico che quando ti ora da pagare si dice, ma tutti, però... Tutti i ladri. No, voglio dire che, insomma, perché io quando lavoravo praticamente... Quello che c'era, scusate. Lavoravo in posta, pagavo una bella assicurazione, perché quando mi mancavano i soldi, questa assicurazione pagava e dava, non il 100%, però mi è capitato che mi sono mancati diversi soldi e ho fatto, diciamo... È una vita che mi assicuro per queste cose qua. Cioè, ecco, voglio dire, non è che adesso voglio darle ragione, però è una vita che ho dovuto viene, sono assicurata da qua a qua. Quindi, a parte che se mi date ragione non mi offendo, quindi no, io ho piacere agli interventi, perché anche quando non mi date ragione mi va bene, perché comunque bisogna stare sul terreno. Io parlo delle cose in generale, ma in generale c'è tante cose, la mia vita è particolare, la sua è particolare, quella di tutti è particolare, ed è meglio il particolare. La signora faceva apposta un servizio cassa, io lavoravo in banca, facevo il cassiere. È lo stesso discorso, la fine è sempre quella della vita. Puoi scegliere di assumerti un rischio sulle tue spalle o destinare una piccola parte, contanta, una parte dei tuoi guadagni, perché questo rischio si è sulle spalle di qualcun altro. Qualcun altro che lo gestisce su tutti, che riesce a coprire. Perché in cassa, non so se tutti voi lo sapete, il cassiere in banca o in posta, se hanno perso dei soldi, sbaglia a dare i resti, e dice, vabbè, sono 50 euro. Sì, c'è di mettere, ma se io ho 400 persone in un giorno, magari sbagli 50 euro 7-8 volte, e quando si va in palla si dice, capita. Quando si sbaglia, si sbaglia di grosso. E quando si sbaglia di grosso. E allora la faccio, mi tengo sul conto corrente 50.000 euro bloccati lì, perché se sbaglio pago. Poi mi tengo sul conto corrente 50.000 euro che succede qualcosa alla casa, pago. Poi mi tengo di qualcosa che se mi scasso, ma quanti soldi devo avere sul conto? Allora, forse quello che pago, dicendo per là c'è l'assicuratore, ma è bello così, perché c'è un po' di lotta fra me e l'assicuratore, mi odiano. Però due parolacce gli vanno dette, però è meglio pagare ed essere tranquilli. Io non avrò più 100.000 euro, dico perché la cifra